Buongiorno a tutti, buona domenica. Siamo a Marracuene, sono padre Luca. Come vedete, sono attorniato da alcuni nostri seminaristi che vengono un po' da tutte le parti del Mozambico. Se volete salutare, querem saudar. Buon dia. Buongiorno. Ciao. Approfittiamo di questo mezzo per salutarvi tutti e esprimere i nostri ringraziamenti, poi altri nostri confratelli lo faranno in seguito. E sappiamo che siete riuniti per celebrare la giornata missionaria, quindi tutte le persone che ci aiutano attraverso le adozioni a distanza e tutti gli altri aiuti fatti di mille modi che ci permettono in qualche modo di portare avanti le nostre missioni in Mozambico. Come responsabile mi sento di esprimere un profondo ringraziamento a tutti coloro che in vari modi ci aiutano, ci sono presenti con la preghiera, con le buone opere, con i buoni gesti e anche con dei contributi fatti di tante cose che permettono proprio a noi di poter collaborare. E, che dire, ognuno di noi ha una missione, una vocazione dentro la Chiesa. E c'è chi ha la missione di essere inviato da qualche parte nel mondo e chi, stando al suo posto, nella sua casa e nella sua famiglia, continua a svolgere questa missione. In un certo senso, sia noi qui in Marraquene che voi, Marraquene Mascisci, e voi lì in Italia collaborate e insieme stiamo lavorando per lo stesso obiettivo, che è quello di testimoniare l'allegria, la gioia del Vangelo in mezzo agli uomini. Soprattutto lo vogliamo fare con le persone che accompagniamo giorno per giorno. Per me in particolare con questi giovani, insieme alla parrocchia, a tante altre persone e anche alle persone che fanno più fatica a vivere perché sono povere, perché hanno tante difficoltà. Pensiamo a tanti altri bambini e ragazzi che non hanno delle opportunità per il futuro. Quindi il nostro grazie per tutto quello che fate in silenzio e quello che fate insieme ai nostri confratelli lì a Martinengo. E approfitto in questo momento anche per ringraziare Padre Vittorio che insieme al suo gruppo di collaboratori, tra cui penso mio padre e mio zio siano presenti in questo momento, con Virna, Lucia e tantissime altre persone. Ecco, vi ringraziamo di cuore perché non ci fate mai mancare la stima, l'affetto, la vicinanza e sempre pronti in qualche modo a soccorrerci in tutte le questioni pratiche della nostra vita. Vogliamo pregare, il Signore e ringraziarlo affinché l'intercessione della nostra fondatrice, Santa Paola Elisabetta Ceioli, continui sempre di più a infondere questa forza, questo coraggio di testimoniare il Vangelo in qualsiasi parte del mondo, soprattutto per i più bisognosi. Ringrazio in modo particolare tutti quelli che sono venuti a trovarci, hanno passato un periodo con noi. Immagino, che ci siano tante persone in questo momento che siano lì e stiano condividendo questo momento di fraternità. Niente, vi salutiamo, vi ringraziamo ancora, auguriamo a tutti una buona giornata, naturalmente vi invitiamo a venire a trovarci e insieme a me vi salutano tutti i confratelli della Sacra Famiglia, le consorelle della Sacra Famiglia di Marracuene, di Mascisci e di Mongue. Un caro saluto a tutti e grazie.
già mi conoscete, sono Fra Stefano. Adesso vivo qui a Maracuene, nella scuola comunitaria Sagrada Famiglia. Sto qui con alcuni alunni della nostra scuola, come potete vedere, di salutare. Questi alunni stanno frequentando la nostra scuola dalla classe ottava, nona, undicesima e dodicesima classe. Siamo in questa bella scuola grazie all'aiuto di molti amici che dall'Italia aiutano, sostengono, sia con la preghiera, ma anche con l'aiuto economico per poter accogliere questi giovani, avere delle sale per poter studiare, per avere libri, per avere luoghi per poter giocare. Qui insieme con loro vogliamo ringraziarvi e sperando che un giorno possiate anche voi venire qui con noi, condividere la nostra esperienza, ma in questo momento vogliamo mandarvi i nostri più grandi saluti e ringraziarvi per tutto quello che state facendo per noi. Un grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, buona domenica. Sono Luisa Lorenzini e sono a Maracuene da ormai un paio d'anni, lavorando e condividendo le attività di tutti i giorni con i padri della Sacra Famiglia. In particolare svolgo la mia azione nella scuola, in segreteria e con i ragazzi, aiutando soprattutto nella materia di matematica. Trascorro poi le giornate insieme a questi ragazzi e in quello che serve. Io sono Eleonora Azzoni, sono qua da agosto e mi fermerò fino a maggio dell'anno prossimo. Anche io partecipo alle attività della scuola, nella mattina seguo le lezioni di inglese, invece il pomeriggio aiuto i ragazzi che hanno un po' di difficoltà sempre in inglese. E tante volte anche il pomeriggio gioco con questi ragazzi del centro.